Buongiorno, bentrovati, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, lunedì 6 febbraio 2017. Oggi ricorre San Paolo Miki, il primo martire della Chiesa Cattolica, primo martire giapponese della Chiesa Cattolica, che viene ricordato nella giornata di oggi. Noi apriamo la nostra consueta rassegna stampa, come sempre, con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi che troverete oggi in edicola. Partiamo dal quotidiano Il Centro, vediamo i titoli dell'edizione di Pescara del giornale, eccola qui. Si parla ancora, ovviamente, come su tutte le altre edizioni, sulla tragedia accaduta a Vasto. Novità shock dalle famiglie, vedete nella foto Fabio Di Lello. Roberta aspettava un figlio, la moglie è morta nell'incidente stradale della scorsa estate. Poi gli sciacalli del web, tutti denunciati dalla famiglia di Italo D'Elisa, il giovane morto nella sparatoria della scorsa settimana. E poi ci sono degli approfondimenti proprio su questa vicenda che riguarda proprio l'omicidio di Vasto, e si parla anche di quello che potrà accadere nelle prossime settimane. Parlano anche gli avvocati delle due famiglie. Allora, lasciamo l'edizione di Pescara del Centro, andiamo a vedere l'edizione di Teramo, ovviamente su tutte le edizioni del Centro. Ecco qui, vedete, la notizia principale sempre è questa. Poi vediamo anche le altre notizie, si torna a parlare anche di quanto accaduto il 18 gennaio a Rigopiano, la valanga killer, perché sono state sequestrate le carte delle valanghe. I carabinieri di nuovo in regione hanno acquisito il fascicolo del documento mai approvato dal 1992. E poi le altre notizie per quanto riguarda Teramo e provincia, vedete in basso, tragedia a Corropoli, si rompe la bici, muore un ciclista. E poi il calcio, nell'edizione di Pescara non avevamo fatto vedere l'approfondimento sul Pescara battuto per 6-2 dalla Lazio, con il presidente Sebastiani che al 91esimo ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti, anche shock, dicendo che potrebbe decidere a fine stagione di lasciare il Pescara. Poi ascolteremo nella seconda parte l'intervista con il presidente della formazione biancazzurra. Qui vediamo nell'edizione di Teramo l'approfondimento sul Teramo, solo un pareggio, Zauli rischia l'esonero. Ieri sera c'è stato un vertice in società, vedremo cosa accadrà nella giornata di oggi. Siamo all'edizione di Chieti, come potete vedere gran parte dei titoli sono gli stessi delle altre edizioni. In basso si parla proprio di Chieti, della villa, devastati gli alberi della villa comunale, decine di piante abbattute dalla nevicata, il danno è un danno sicuramente ingente. Poi a Treglio, uscita dal coma la maestra del piccolo centro frentano, e questa è sicuramente una buona notizia. Siamo all'edizione ancora di Teramo del Centro, siamo a quella dell'Aquila, eccola qui. Si parla della crisi della nostra regione, dovuta anche e soprattutto agli ultimi accadimenti, a quanto accaduto con il maltempo, anche con le scosse di terremoto. Vedete alberghi sempre più vuoti in basso, a fondo pagina, questo è il titolo, con il crollo delle prenotazioni, l'allarme degli operatori aquilani, qui arrivano solo disdette. E poi, restando all'Aquila ma cambiando pagine, parlando di calcio, pari amaro per i rossoblù, con Noman che zittisce i tifosi 1-1 ieri allo stadio Gran Sasso d'Italia contro l'Arzachena, in un altro scontro al vertice. E siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero, vedete in alto il titolo principale, morti in strada due ciclisti, domenica tragica per gli appassionati delle due ruote, con la morte di un uomo a Corropoli e poi anche un'altra vittima a Loreto Aprutino, vittima anche di un malore. E poi centropagina, perizia telefonica per stanare il complice di Fabio Di Lello, colui che avrebbe aiutato in un certo senso Fabio Di Lello la scorsa settimana, ricordiamo questa tragedia, questa sparatoria a Vasto con la morte di Italo D'Elisa. E poi vedete la fotonotizia che riguarda
Lo sport, brutti in campo e fuori, il riferimento è al Pescara, battuto per 6-2 dalla Lazio, sconfitta pesantissima per i biancazzurri che a questo punto vedono sempre più vicina la retrocessione in Serie B. E poi c'è l'approfondimento sul Messaggero con il killer non è la montagna, impariamo a rispettarla, c'è questo approfondimento che fa un po' il punto è che in un certo senso richiama al rispetto anche da parte dell'uomo della natura quando si va in montagna. E poi in alto i richiami di sport, abbiamo detto del Pescara in Serie A2 di basket, doppio stop per Proger Sharks Roseto, in Lega Pro pareggio per il Teramo con contestazione dei tifosi al 91esimo, in dubbio a questo punto nuovamente la posizione del tecnico Zauli. E poi in Serie D l'Aquila pari, Fischia Noman, Avezzano Corsaro in trasferta, Vastese KO. Questi i titoli delle prime pagine delle edizioni del Centro e del Messaggero. Noi possiamo come sempre andare a vedere, a dare uno sguardo veloce ai titoli dei quotidiani nazionali, sempre oggi in edicola. Possiamo partire come sempre dal Corriere della Sera per andare a vedere quali sono le tematiche che troviamo nella prima pagina del quotidiano milanese. Ecco qui la prima pagina del Corriere, sfida Le Pen. Via da Unione Europea e NATO, la campagna per la scalata all'Eliseo dell'esponente della destra francese, in 6 mesi referendum per una Frexit. Abbiamo parlato tanto della Brexit e potrebbe addirittura esserci anche una Frexit, probabilmente questa potrebbe rappresentare un altro colpo pesantissimo per l'Unione Europea. E poi vedete un sorpasso, 4 vite spezzate, si parla ancora di incidenti stradali, di morti sulle nostre strade con giovani che hanno perso la vita, è accaduto ieri. Andiamo avanti, siamo a Repubblica, stesso titolo del Corriere, Le Pen, la sfida, io come Trump, se vinco Francia, via da Unione Europea e NATO. E poi il Messaggero, anche qui stesso titolo, sfida Le Pen, via da Euro e NATO. E poi a centropagina le tematiche del Comune di Roma, sempre molto attuali, nomina di Marra. La Raggi sapeva, ecco il documento. E poi Roma, strage di 18enni per un sorpasso, 4 giovani si schiantano in auto all'alba sulla Tiburtina. Siamo al Fatto Quotidiano. PD, tutto banche e petrolieri, questo è il titolo centrale della prima pagina del Fatto, alzo zero, Michele Emiliano liquida la stagione Renzi e vuole un congresso vero, dunque ancora battaglia all'interno del Partito Democratico. E poi il Giornale, casta di Viale Mazzini, la Gabanelli assunta in segreto dalla RAI, sarà vice direttore del digitale, contratto da 150.000 euro, questo è il titolo principale del quotidiano milanese. Siamo alla Stampa di Torino, Libia, parte il dialogo Italia-Russia, intervista al ministro degli esteri Alfano che dice colloqui con Lavrov, segnali positivi, colloqui con il ministro degli esteri della Russia. E poi a centropagina, pace e solidarietà, il Super Bowl di Francesco, il messaggio del pontefice nella giornata di ieri. Siamo al Tempo di Roma, parcheggi che pacchia la casta, si parla del problema parcheggi nella capitale, poi in auto, poi scusate, in alto gli incidenti stradali, 5 ragazzi perdono la vita in auto, ogni 36 ore muore un romano, questa tragedia che ha colpito ieri proprio la città di Roma, c'è stato un morto anche a Guidonia. E poi a centropagina vedete Parolo Sciola, Lazio Vola, quotidiano romano che ovviamente punta sul successo della Lazio proprio a Pescara 6-2, e Parolo Sciola perché Parolo ha segnato addirittura 4 delle 6 reti dei biancocelesti ieri allo stadio Adriatico. Siamo al Libero, Emiliano lancia la sfida per il Partito Democratico, Renzi sta con i ricchi. E poi a centropagina vedete, cari analfabeti, la ministra vi rappresenta bene, appello dei 600 professori contro l'ignoranza degli studenti, questo titolo un po' ad effetto di Libero. Siamo al Gazzettino di Venezia che torna, come i quotidiani che avevamo visto prima, a parlare di politica estera, sfida Le Pen, Francia fuori da Unione Europea e NATO in caso di vittoria
per la destra francese. Poi vedete questa foto a centro pagina che torna ad affrontare le tematiche del clima, il clima in un certo senso impazzito, Dolomiti, caldo e poca neve, l'ultima ritirata dei ghiacciai e sappiamo cosa è successo invece per le nevicate nella nostra regione due settimane fa. Siamo al Mattino di Napoli, Unione Europea e NATO, la minaccia Le Pen. E poi, vedete a centro pagina, si parla del Napoli, Napoli che aveva anticipato la gara di Bologna andando a vincere per 7-1 con i Felsini al Dallara. Napoli galattico segna più del Real Madrid e la prossima settimana ci sarà proprio la sfida di Champions League tra i campani e la formazione del Real. Siamo al secolo XIX, giornale di Genova, visite fiscali si cambia, più controlli. E poi a centro pagina, politica estera, Alfano sulla Libia, dialogo con la Russia. E poi, essendo il secolo XIX, giornale genovese, si parla delle due squadre cittadine. Il Genoa affonda in un diluvio di fischi, KO in casa con il Sassuolo. In alto vedete impresa Sampdoria in quattro mosse a San Siro. Sampdoria che ha battuto il Milan, sempre più in crisi il Milan di Montella. Il Sole 24 Ore, l'antievasione punta sull'IVA, estensione dei versamenti diretti della pubblica amministrazione, del reverse change. Si parla ovviamente di lotta all'evasione nel nostro paese. E con il Sole 24 Ore abbiamo chiuso la parte dedicata alla rassegna nazionale. Possiamo tornare a vedere i giornali quotidiani di casa nostra. Poi nella seconda parte, come sempre, daremo grande spazio alla pagina sportiva. Andremo a vedere nell'ordine i servizi della sconfitta del Pescara con la Lazio. Ascolteremo le dichiarazioni, sicuramente ad effetto, in attese del presidente Daniele Sebastiani, che ha detto che potrebbe decidere di lasciare il Pescara a fine stagione. Vedremo il servizio sul pareggio del Teramo in casa e poi i servizi delle formazioni abruzzesi di Serie D. Ma torniamo dalle pagine del centro per parlare ancora del delitto di Vasto. I Delisa denunciano gli sciacalli del web. L'avvocato di Italo Delisa chiede alla procura di identificare le persone che hanno fomentato odio prima e dopo l'omicidio. E in carcere Di Lello legge l'uomo che sussurrava ai cavalli. E poi vedete a pagina 3 la madre di Fabio si sfoga, la povera Roberta aspettava un bambino. E poi in basso parla il sociologo dell'Università d'Annunzio, il professor Gabriele Di Francesco, che dice: i social, una piazza dove si perde il senso del reale. Andiamo avanti dalla tragedia di Vasto ad un'altra tragedia, quella di Rigopiano, di Farindola, di Rigopiano. Ci sono le indagini in corso, mappa delle valanghe, sequestri in regione, la carta del rischio mai approvata in 25 anni e caccia ai responsabili. Poi vedete nella pagina successiva il sopralluogo, i resti dell'albergo crollato diventano la scena del crimine. Proseguiamo, saltiamo le pagine di cronaca nazionale per arrivare alla pagina che riguarda ancora la regione Abruzzo, ancora l'emergenza maltempo, perché prosegue il dibattito sulle responsabilità. Parla il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli, che dice: quello che avremmo dovuto fare e che non abbiamo fatto. E poi il parlamentare abruzzese Giulio Sottanelli, che dice ancora: e adesso aspettiamo risarcimenti straordinari per tutti. In basso vedete blackout e disagi, ancora al lavoro le squadre di Enel. E siamo alle pagine delle cronache provinciali, partiamo da Pescara, ma anche al CUP. Ruba 20.000 euro e non li restituisce, dipendente già condannato dalla Corte dei Conti, si tiene i soldi pagati dai pazienti per visite ed esami, ora la ASL gli fa causa. E poi l'atto di accusa del sindacato della UIL, che dice: mancano gli infermieri e si assumono dirigenti. Dunque polemiche anche per questioni legate a presunte mancanze di personale. E poi uccisa dall'ex, Pescara non dimentica Jennifer, i suoi 27 anni, ricorderete l'omicidio di questa 27enne Jennifer Sterlecchini, bambini e musica in piazza Salotto nel giorno del suo compleanno. Poi c'è l'inchiesta sul delitto, Davide resta in carcere ma non ricorda la dinamica. Proseguiamo, siamo ancora alla cronaca di Pescara, torniamo
su una delle due tragedie accadute ieri ad appassionati delle due ruote, muore a 58 anni mentre si allena in bici. Loreto, commercialista appassionato di ciclismo, si accascia per un malore fatale. Il dolore degli amici e del sindaco di Loreto Abrutino Starinieri. Domani si terranno i funerali. E poi ancora un'altra tragedia a Montesilvano, trovato senza vita nell'auto. Gli amici piangono, un 38enne. E poi Pescara ruba un navigatore arrestato, anche dai carabinieri un giovane romeno che è stato sorpreso a rubare due volte in poche ore. E poi a Penne, parliamo di nuovo ancora di maltempo, perché oggi si terrà nella cittadina vestina il Consiglio Comunale straordinario per parlare proprio dell'emergenza maltempo, e un mezzo della Croce Rossa verrà intitolato a Gabriele D'Angelo, una delle vittime della valanga di Rigopiano. In basso ci spostiamo a Francavilla, dove il Movimento 5 Stelle apre lo sportello anti-Equitalia. E dalla pagina di Pescara e dell'Interland ci spostiamo a Chieti, viabilità compromessa. In questo caso parliamo del Vastese, il Vastese che frana, scatta l'emergenza. Torre Bruna, la montagna scivola a valle, centinaia di pendolari bloccati fra Schiavi d'Abruzzo e Castiglione. È caduta anche una slavina. E poi in basso la maestra Olga Stameglio, siamo a Treglio e fuori dal coma, la notizia data dal sindaco Berghella che ringrazia i soccorritori, esclusi fortunatamente danni neurologici. Siamo alla pagina dell'Aquila, niente turisti, alberghi sempre più vuoti, ritroviamo il titolo che avevamo visto nella prima pagina, piovono cancellazioni, i dati del consorzio sulle presenze dicono 50% in meno di presenze a gennaio nelle strutture cittadine. Poi vedete a centro pagina ancora una testimonianza, riceviamo solo disdette ma non molliamo. In basso si parla di cronaca, Sulmona vende droga alle ragazze, arrestato 24enne. Dalla pagina dell'Aquila ci spostiamo a quella di Teramo, Teramo e provincia, tragedia a Corropoli, cade dalla bicicletta e batte la testa, la vittima è un meccanico 65enne di Sant'Egidio alla Vibrata. E poi in basso, cartella annullata, condannata a Equitalia, il giudice accoglie il ricorso di un negoziante teramano contro la società che aveva presentato l'ingiunzione. Siamo arrivati alle pagine della cultura e degli spettacoli e dunque possiamo lasciare il centro almeno per il momento, poi torneremo ovviamente a parlare anche di sport dalle pagine del centro. Fra qualche istante vedremo invece le pagine del Messaggero per quanto concerne l'inserto Abruzzo, oggi in edicola del quotidiano romano. Anche in questo caso andremo a vedere quali sono gli argomenti, i titoli principali trattati nel giornale oggi in edicola. Abbiamo già visto, avevamo visto in apertura di questo appuntamento di Mattino 6 la prima pagina dell'inserto con cronaca regionale. Possiamo dunque ripartire dalla cronaca di Pescara. E anche qui, come sul centro, si parla dell'incidente, del malore costato la vita ad un ciclista a Loreto, malore fatale durante la gita, muore un ciclista amatoriale. Poi vedete anche la notizia della scomparsa di questo giovane di Montesilvano che aveva 38 anni. E poi musica e sport, che festa nel ricordo di Jennifer a Piazza Salotto a Pescara per ricordare questa giovane di 27 anni. E poi in basso, merendine, abiti e navigatore, scatenati i ladri del sabato sera. Siamo alla pagina dell'Aquila, del Messaggero, scuole. Ora i lavori sono più veloci, approvato il decreto del Consiglio dei Ministri, semplificate le procedure di affidamento per la messa in sicurezza dei plessi. Vediamo ancora le altre notizie dalla pagina dell'Aquila, del Messaggero. Galleria commerciale Panorama, in corso le verifiche tecniche ad aver riportato lesioni, la parte più vecchia dell'immobile costruito negli anni 80. E poi l'ancora cronaca nelle Marche, in questo caso giovane morto nel rave party sotto processo, c'è anche un aquilano. E poi in basso interessi sugli affitti, in tre nei guai per usura. E poi una notizia che riguarda lo sport, il volley, Cuslaquila ok al tie break contro la Robur. Proseguiamo, siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, partiamo da Avezzano. Di Giacomo scatenato, denuncia raffica, sta appassionando l'opinione pubblica il caso del disabile che si sente vessato per le troppe tasse.
Roccaraso, modello da seguire, ancora premiazione per il centro dell'Alto Sangro. Avezzano, cattedrale, arriva 1 milione di euro per il restauro della chiesa. E poi a Sulmona, spariti finanziamenti per risanare viaturati. Sempre a Sulmona, asilo a rischio per oltre 150 bambini. In basso, torniamo ad Avezzano, nella Marsica, scuole, test negativi e genitori dal prefetto. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina di Chieti e della provincia, sempre sul Messaggero. A Vasto, in questo caso, delitto d'Elisa, resta il giallo dell'arma e della telefonata. Oggi l'incarico per analizzare il cellulare del killer, saranno decisivi i tabulati. L'eventuale confidente rischia accuse pesanti fino al concorso in omicidio. E poi a Chieti, alberi e rami in strada, emergenza senza fine, interventi in via Masci, situazione ancora critica sia sul colle che allo scalo, e ancora maltempo, viabilità devastata, lavori per 366 mila euro a Lanciano. E poi in fondo, fondo pagina, da San Siro all'Angelini in ricordo di Dino e Marina. Queste due persone morte, scomparse anche loro tragicamente a Farindola di Rigopiano, lo sport ha ricordato Dino e Marina. Siamo alla pagina di Teramo, guasto meccanico alle bici, cade, batte la testa e muore. L'incidente fatale ieri mattina lungo la strada provinciale a Corropoli, la vittima è Gabriele Luzzi di 66 anni, indossava il caschetto di sicurezza. Giulianova, la Croce Rossa giuliese sul palco del Festival, Valeria Carlinfante designata a rappresentare l'associazione a Sanremo, perché in questa settimana, come molti sapranno, si aprirà il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ci sarà anche la partecipazione proprio della Croce Rossa giuliese. E poi Tortoreto riapre la scuola materna, e poi invece Teramania, Giulianova e guerra fra sindaci, tra i sindaci evidentemente di Giulianova e Teramo. E poi in basso l'allarme, prati di Tivo, impianti sciistici chiusi per altri 15 giorni. Infine a Roseto degli Abruzzi, cartelle, la rottamazione non piace all'ex sindaco. Siamo arrivati anche qui sull'inserto Abruzzo del Messaggero, alle pagine dello sport. Allora, prima di fermarci per qualche istante per vedere le previsioni del tempo e poi tornare in studio per la seconda parte, possiamo aprire già con un antipasto di sport, perché poi tra poco parleremo, dopo la sosta, di sport regionale, ma possiamo andare a vedere le prime pagine dei tre quotidiani sportivi oggi in edicola. Ecco la Gazzetta dello Sport, scusate, Juve, gioia al quadrato, questo è il titolo sicuramente azzeccato della Gazzetta, perché un gol del colombiano è bastato alla Juventus per battere l'Inter, uno show tra le polemiche allo Stadium, ma l'Inter gioca alla pari, furia Pioli sull'arbitro Rizzoli, ci mancano due rigori. E poi vedete più in basso, Milan KO con la Sampdoria, Montella, buio, pesto. Corriere dello Sport, missile Juve, siluro di Cuadrado, 1-0 all'Inter, Allegri a più 6 sulle dirette concorrenti. E poi in alto, Napoli a Madrid in 10.000, ci sarà una invasione di tifosi napoletani al Santiago Bernabeu. E poi vedete invece, tornando al campionato italiano, Milan KO, caos Bacca, Lazio Parolo fa poker, si parla della vittoria della Lazio allo Stadio Adriatico. E noi chiudiamo con Tutto Sport, che ovviamente affronta sempre con grande interesse ovviamente le due formazioni torinesi. Juve, un siluro all'Inter, straordinario gol di Cuadrado dalla distanza, i bianconeri vincono la sfida più attesa e si riportano a più 6 sul Napoli secondo. In alto, Toro, Robbe da matti, ancora raggiunto, sbaglia un rigore con Iago che fa infuriare Belotti e regala il pari all'Empoli, che dunque continua ad essere fra le quattro squadre di coda quella più vicina alla salvezza. Possiamo dunque, dopo aver visto i titoli dei tre quotidiani sportivi oggi in edicola, possiamo fermarci, poi torneremo tra poco in studio per la seconda parte di Mattino 6.
Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, parliamo di sport. Dopo aver visto i titoli dei quotidiani nazionali sportivi in edicola, ripartiamo dal centro per andare a vedere cosa scrive il quotidiano abruzzese sul Pescara. Il Pescara perde anche la faccia, questo è il titolo della prima pagina di Sport del Centro. La sconfitta più rovinosa, 2-6, nella sfida più sentita dai tifosi. Sebastiani dice: potrei lasciare. E poi in basso una notizia che riguarda il podismo, il nostro amico, collaboratore anche della WISP, con la trasmissione in onda proprio sulla nostra emittente, Alberico Di Cecco, che vince la gara podistica a Gallipoli in Puglia. Torniamo a parlare del Pescara, biancazzurri indecorosi, altro errore dal dischetto per Caprari, sono 5 su 7 in una stagione da dimenticare, squadra senza orgoglio, ormai rassegnata alla B, la difesa è da brividi, Pescara allo sbando, quinta sconfitta di fila, Parolo fa il fenomeno e segna 4 gol. Allora possiamo andare a vedere a questo punto le immagini su questa sconfitta, questa disfatta. Possiamo chiamare anche così dei biancazzurri al cospetto della Lazio che si è imposta all'Adriatico per 6-2. Con un super Parolo, autore di un poker, la Lazio fa fette il Pescara che vede la Serie B sempre più vicina. Gara quasi a senso unico all'Adriatico dove la squadra di Inzaghi ha lasciato un messaggio importante al campionato. Abruzzesi in difficoltà in avvio dei due tempi e poi in balia degli avversari che si sono dimostrati nettamente superiori sotto l'aspetto tecnico e anche fisico. 91esimo poi caldo con il presidente Sebastiani che ha detto che a fine stagione potrebbe anche lasciare la società e quindi la presidenza. Al terzo subito Pescara pericoloso con Caprari che in contropiede se ne va tutto solo verso Marchetti prima di essere costretto a defilarsi e a scaricare al lato della porta ospite. Ma al primo vero affondo la Lazio riesce a portarsi in vantaggio con il gol di Parolo che di testa, indisturbato davanti a Bizzarri su cross pennellato da Felipe Anderson, non ha problemi a mettere la palla in rete. Un minuto dopo l'ex Cesenate ci riprova sempre di testa mancando di pochissimo il bis, ma è la sua domenica e si vedrà come il giocatore riuscirà a fare la differenza. Al tredicesimo Keita conclude a botta sicura con la palla che deviata termina di un soffio fuori. Al quattordicesimo c'è così il raddoppio ancora griffato da Parolo che infila per la seconda volta la porta abruzzese. Pescara imbarazzante con gli ospiti a dominare in lungo e in largo, ma al ventinovesimo Benali è lesto a ribadire in rete dopo una respinta di Marchetti su conclusione potente di Castanos. Gara che si riapre con i biancazzurri che si rianimano. Al trentaseiesimo arriva per il Pescara la più ghiotta delle occasioni per pareggiare. In area Zampano viene atterrato da un giocatore ospite per il direttore di gara e rigore. Dagli 11 metri si presenta Caprari che però si fa ipnotizzare da Marchetti che para la conclusione dagli 11 metri. Per gli abruzzesi si tratta del quinto rigore fallito in questa stagione, davvero una maledizione. Ma le sorprese non sono però finite all'Adriatico perché al 41esimo Gaston Brugman al volo su angolo di Caprari fa 2-2 facendo esplodere la gioia dei tifosi pescaresi. La ripresa si apre però al quarto con il nuovo vantaggio della Lazio e sempre con Parolo che fa 3-2 e ancora di testa dopo il palo di Milinkovic. I ragazzi di Oddo non ci stanno e al quinto è Caprari a chiamare al miracolo Marchetti. La gara non regala un attimo di pausa, ma la difesa del Pescara fa acqua e su una palla persa da Montari immobile al dodicesimo innesca Chietà per il 4-2. Gara di nuovo quasi chiusa dal ventitresimo e Bizzarri a negare a Parolo il poker personale e la quinta rete che invece realizza qualche istante dopo l'ex Immobile che non esulta per rispetto verso i suoi ex tifosi. Gara in ghiaccio e anzi di più, visto che al trentunesimo ancora Parolo, sempre lui, segna la sesta rete e la quarta personale di una domenica indimenticabile con i tifosi del Pescara che abbandonano la curva nord per protesta, mentre al trentanovesimo Bizzarri nega ad Immobile il gol del 7-2, ma per il Pescara sarebbe stato davvero troppo. Questo è il servizio su questa sconfitta del Pescara, dicevamo, del presidente Sebastiani, lo sfogo dopo la batosta. Sbotta il presidente, pronto a lasciare, potrebbe cedere il club, questo è il punto interrogativo e noi andiamo ad ascoltare proprio dalle parole del patron biancazzurro la sua amarezza al 91esimo.
Siamo con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ringraziamo tra l'altro perché non è mai facile parlare dopo una sconfitta per 6-2 in casa. Che si può dire, presidente, dopo questa battuta d'arresto? Tifosi arrabbiati giustamente, però probabilmente se il Pescara non si salverà sicuramente non dipenderà da questa sconfitta con la Lazio. A me mi fate ridere quando i tifosi arrabbiati, noi siamo contenti. Non credo che se i tifosi sono arrabbiati noi siamo contenti. Sicuramente quando si perdono le partite, soprattutto come questa, è una partita sentita, come sappiamo tutti, non possiamo che essere arrabbiati tutti. Poi giustamente i tifosi contestano, quando si va sul personale io non sono assolutamente d'accordo, quindi per me possono contestare quando vogliono, possono dire che non capisco niente di calcio, ma per il resto devono stare al posto loro. E poi io a fine anno trarrò le mie conclusioni, perché adesso mi sono abbondantemente rotto le scatole. Che cosa significa questo? Significa che a fine anno potrei anche lasciare il Pescara, perché siccome non me l'ha ordinato il medico di stare nel Pescara, siccome per fortuna se dovessi decidere di fare questo non lascerei i danni del passato, ma lascerei una società pulita, quindi alla fine qualcuno si prenderà cura di iscrivere al campionato, al prossimo campionato, quale sia il campionato a cui parteciperà il Pescara, e vedremo quello che sapranno fare gli altri, sicuramente meglio di me. Lei tra l'altro aveva sempre detto anche nei mesi scorsi che le porte della società per eventuali ingressi di imprenditori erano sempre aperte. Si è fatto avanti mai qualcuno in questi mesi per affiancarla? Sì, la polizia si è fatta avanti. Lasciate perdere, questa è una città di chiacchiere, comunque va bene, non è un problema. Io lo ripeto, le porte sono aperte, ma nessuno bussa. Per quanto riguarda questa partita, il presidente Sebastiani è rimasto deluso da qualcuno in particolare, mi riferisco ai giocatori? No, io sono rimasto deluso da un secondo tempo dove non abbiamo messo attenzione per niente, perché non si possono prendere gol come quelli che abbiamo preso nel secondo tempo, perché nel primo abbiamo recuperato 2 gol, una partita a una squadra che secondo me è tra le più forti del campionato, e quando tu recuperi una partita così dovresti avere entusiasmo, dovresti avere ancora di più voglia di continuare a fare bene. Nel secondo tempo abbiamo preso il terzo gol su una punizione che magari quando gioco io appoggio gli ulivi mi ci pianto davanti alla palla e non mi muovo. Quindi, purtroppo questi cali di tensione sicuramente non fanno bene, poi è chiaro che quando si perde la colpa è di tutti, in primis la mia che sono il presidente. Per quanto riguarda Massimo Oddo che ha parlato dopo la partita, posizione che resta comunque stabile, nel senso che sarà Oddo a guidare la squadra fino al termine del campionato? Assolutamente sì, ve l'ho detto, cioè, a meno che domani mattina non viene qualcuno e si compri il Pescara, allora lo guiderà qualcun altro. Fin tanto che ci sarò io ci starà Oddo a guidare la squadra fino a fine anno, e poi a fine anno decideremo insieme, magari Oddo allena anche il prossimo anno perché ha 2 anni di contratto. Se lei dovesse essere ancora presidente rimarrà Oddo anche nel futuro? Darsi, anche visto che a Pescara si dice che Oddo rimane perché è mio socio, non so in quale società, perché c'è anche questo purtroppo che gira in questa città, e può darsi che magari venga via con me da un'altra parte, io sicuramente a casa e Oddo da un'altra parte. Presidente Sebastiani, in questo sfogo del 91esimo parlava anche proprio di Oddo con le spalle al muro, nel conferenza post gara dice il tecnico: tanti errori ma non mollo. E poi in basso: scontri prima della gara, Daspo in arrivo, contatto fra le due tifoserie, danneggiate delle auto in Viale Pindaro, nella zona dell'università. E poi Ben Ali non si nasconde, vedete nella pagina seguente, imbarazzante, fa male perdere così. E poi poker di Parolo, che gioia, il Pescara, la classifica è un piccolo mistero. Andiamo a vedere anche dalle pagine del Messaggero come si commenta questa sconfitta con la Lazio. Pescara un colabrodo, questo è il titolo del Messaggero. Poi di spalla Ben Ali amaro, imbarazzante perdere in questo modo. In basso Sebastiani: se va avanti così a giugno potrei lasciare, facciamo troppi errori, così è tutto difficile. Queste le dichiarazioni di Oddo al 91esimo. E poi il dischetto è un incubo, è davvero un incubo per il Pescara. Pensate, su 7 rigori ne sono stati sbagliati 5 da Caprari, Memusciai e Biraghi, che si sono alternati nei tiri dagli 11 metri. E poi rissa tra le tifoserie, fermati 20 laziali in Viale Pindaro, bastonate e lanci di sedie e bottiglie. La polizia darà un nome a tutti i partecipanti a questi tafferugli.
E poi andando avanti siamo alla pagina che riguarda il Teramo, restiamo dunque sul Messaggero. Sansovini salva i biancorossi, la squadra resta impelagata nella zona playout, manca la scossa 1-1, il risultato finale al Bonolis con amarezza e contestazione dei tifosi. Al 91esimo possiamo andare a vedere il servizio sulla gara del Bonolis. Un'occasione persa a guardare gli altri risultati, un punto guadagnato a vedere invece la partita, in cui neanche gli ultimi arrivati, tempesti a parte, riescono ovviamente a fare i miracoli. L'1-1 del Teramo contro il Sant'Arcangelo rimanda ancora una volta la prima vittoria di Lamberto Zauli da allenatore biancorosso e fa scoppiare una nuova contestazione dei tifosi a fine gara. Il tecnico fa esordire dal primo minuto Narciso, Camilleri e Barbuti per tornare al 4-3-1-2 rispetto all'unica punta di Modena. Teramo comincia con lo spirito giusto, ma è solo Di Paolo Antonio con un tiro centrale a scaldare guanti di Nardi. Poco dopo invece un'ingenuità della difesa del Teramo spiana la strada al vantaggio del Sant'Arcangelo. Camilleri non è pulito su Cori, il direttore di gara non ha dubbi ed assegna il calcio di rigore che lo stesso attaccante del Sant'Arcangelo trasforma. La reazione dei biancorossi c'è, almeno nello spirito, ma non si traduce in occasioni degne di nota. Barbuti viene servito poco e male, mentre Sansovini e Di Paolo Antonio non si intendono a dovere e spesso e volentieri cercano di spiegarsi in mezzo al campo. Lo stesso Barbuti, poco dopo la mezz'ora, reclama un calcio di rigore, ma inutilmente. Nella ripresa Zauli fa entrare subito Carraro al posto di Carcalis, con Di Paolo Antonio che va a fare il terzino, pronto a fare il tutto campo per rifornire gli avanti dalla fascia sinistra. Prima del quarto d'ora degli sviluppi in un angolo, Carraro prova ad indirizzare di testa il pallone verso la porta, ma non ha fortuna. Ancora Carraro al 17esimo tenta il gol dalla distanza, ma la sfera finisce lontano dalla porta. Ex Pavia ci prova da schema anche al 23esimo, ma il tiro è centrale e Nardi non ha problemi. Il Teramo, che dovrebbe evitare di perdere, latita e bisogna attendere il 40esimo per vedere un colpo di testa di Sansovini, innescato la Petrella, finire ad un soffio fuori. Poco dopo c'è un dubbio contatto tra Uneto e Tempesti, su cui l'arbitro non ravvisa il calcio di rigore. E massima punizione invece poco dopo, quando ancora Tempesti viene atterrato in area. È Marco Sansovini a trasformare dal dischetto per il pari del Teramo. Un pareggio che non evita una contestazione finale da parte dei tifosi fuori dallo stadio, con un lancio di fumogeni nel parcheggio antistante ed un lungo scambio di vedute tra tifoseria e squadra che si esaurisce nel giro di un paio d'ore. Tra una settimana però, posticipata a lunedì, c'è la sfida a Crocevia in casa del Fano. Il servizio di Ania Cantagalli ci ha fatto vedere quanto accaduto in campo e anche il corollario di fischi al 91esimo all'indirizzo dei biancorossi. Siamo al centro per vedere proprio le due pagine dedicate al pareggio amaro e deludente dei biancorossi. Il punticino strappato al 90esimo rimette in bilico Zauli e poi vedete dura contestazione nella pagina successiva. Squadre allenatore processati dagli ultra. In basso il tecnico dice: non ho alcun dubbio, ci salveremo. La nostra Ania Cantagalli proprio ieri dopo la partita con il Sant'Arcangelo ha intercettato il patron Campitelli, vediamo. A caldo conviene non parlare, quindi questa sera avremo una riunione tra di noi e poi capiremo da farsi. La vedo ovviamente molto arrabbiata, Presidente. No, arrabbiata no. Sicuramente volevo vincere, oggi è così, non si riesce più a vincere una partita, gli avversari hanno giustamente avuto un rigore, credo giusto, hanno fatto gol, noi qualche tiro l'abbiamo fatto, purtroppo è così. Questa contestazione è una battuta, non vedrai Juve-Inter questa sera, il Presidente, per fare la riunione? Io so il motivo per cui loro in questo momento contestano, ma la contestazione non porta a nessuna parte, bisogna pensare che a salvarci, poi le chiacchiere ci lasciano dove ci trovano. Ma quindi per la riunione non vedrà Juve-Inter, Presidente? La buttiamo sulla battuta? No, non la vedrò. Grazie Presidente Campitelli. Probabilmente per il Presidente Campitelli è stato un bene non vedere la partita. Presidente Patron, tifoso nerazzurro, ieri non è andata bene per l'Inter con la Juve. Siamo al campionato di Serie D, sempre dalle pagine del centro, il girone G con l'Aquila che domina ma fallisce l'aggancio all'Arzachena 1-1 contro la formazione sarda, polemiche per
diciamo, e fischi all'indirizzo di Noman da parte dei tifosi, e parla proprio al 91esimo il tecnico Morgia di quanto accaduto. Se Noman ha sbagliato mi scuso, sono io il responsabile dell'educazione del gruppo. Dunque deludente il pareggio, comunque amaro il pareggio dei rossoblù al Gran Sasso d'Italia con l'Arzachena. Vediamo il servizio. Uno sfortunato pareggio per l'Aquila Calcio contro l'Arzachena, il Gran Sasso Italo Acconcia. I rossoblù di casa dominano, ma è la squadra ospite a passare in vantaggio e a costringere la vista e soci alla rincorsa. L'Aquila ha giocato bene, nonostante stesse disputando la terza partita in 7 giorni. Il risultato va davvero stretto ai padroni di casa. La gara, già prima del fischio d'inizio, era iniziata male per Morgia. Mallus non ce la fa, presente nella formazione di partenza per un problema nel riscaldamento, è costretto alla panchina e lascia spazio a Sembroni. L'Aquila parte di gran carriera alla ricerca dei 3 punti. Al 7° un tiro di Minincleri viene deviato in angolo da Brock. Al 14° Russo segna, ma viene annullato per un millimetrico fuorigioco. Partita che non si spegne neanche per un istante, ma le vere occasioni arrivano intorno alla mezz'ora. Al 27° Branichi cross al centro per Verachi, che spinge verso la porta, ma Salvetti devia in angolo. 4 minuti dopo, sul versante opposto, angolo battuto da Minincleri, riceve di testa Sembroni, che però manda fuori di un soffio. La svolta positiva per l'Arzachena arriva al 33°. Salvetti afferra una palla docile, ma clamorosamente gli sfugge dalle mani e scivola in angolo. È proprio sugli sviluppi che Branichi colpisce di testa, mandando direttamente in rete, spiazzando l'intera retroguardia aquilana. Con i galluresi in vantaggio, la partita si mette davvero in salita per l'Aquila, che costruisce tanto ma non raccoglie nulla. La ripresa si apre al 3° minuto con Minincleri che calcia dalla distanza e cerca la porta, ma il tiro è centrale e viene bloccato da Ruzzittu. 3 minuti più tardi però è ancora l'Arzachena a creare un pericolo. Ania per Andrea Sanna, che però non riesce a mettere la firma. Palla sul fondo. Versante opposto, appena 1 minuto dopo, con una bordata di Russo che cerca l'angolino basso alla destra del portiere, ma la sfera viene deviata in angolo. L'occasione più ghiotta per l'Aquila arriva al 14°. Palla di Russo che arriva sui piedi di Noman, che con il portiere fuori causa cerca di coordinarsi per un'acrobazia che termina direttamente in curva. Il pubblico inizia a rumoreggiare, ma il numero 9 si fa perdonare al 19°. Mischia davanti alla porta di Ruzzittu, cross da sinistro di Russo, deviazione del portiere e contro cross di Arboleda, alla Noman, stop di sinistro e battuta di destro ancora in acrobazia. È la volta dell'1-1. Anche Salvetti al 27° si fa perdonare, grande parata su un tiro a botta sicura di Verachi. Al 29° l'Aquila reclama il rigore. Mitra cade a terra e Russo cade su di lui, presunto contatto che l'arbitro avrebbe potuto punire severamente. L'Aquila ha il dominio completo sul campo, ma il punteggio resta inchiodato sull'1-1. Un pari che sta stretto ai rossoblù, ma che è oro per l'Arzachena, che si conferma assoluta protagonista del campionato. Questo il servizio curato da Germana Dorazio. Noi restiamo al girone G per parlare invece dell'exploit dell'Avezzano, che vince in trasferta in casa del Muravera. Vittoria importante per i marsicani, che si avvicinano alla zona importante della classifica, la zona playoff. Vediamo dunque il servizio su questa vittoria dei biancoverdi. L'Avezzano restituisce al Muravera lo sgarbo dell'andata e passa al comunale per 2-1 grazie alle reti di Padovani e Tariuk, cogliendo un successo che permette di avvicinare le zone alte della classifica. Un successo tutto sommato meritato, quello dei marsicani, cinici nello sfruttare le indecisioni dei sarrabesi, guidati in panchina dal duo Concas-Franco dopo le dimissioni di mister Marco Piras. Dopo 20 minuti di sostanziale equilibrio, i padroni di casa passano in vantaggio, l'azione si sviluppa sulla destra, ma se si crossa, Sogus riesce a deviare in qualche modo e Legname, con una stranissima palombella, scavalca Lewandowski per l'1-0. Al 35° si accende una mischia. Dopo un fallo da Tergo, Serrago calcia il pallone addosso a Nurchi, che reagisce platealmente rimediando un'ammonizione da parte del signor Lombardelli di Torino.
Sulla punizione seguente, calciata da De Sena, l'estremo difensore ospite esce a vuoto, ma Pina non riesce ad approfittarne e spedisce a lato. Proprio allo scadere della prima frazione, l'Avezzano pareggia. Il Muravera perde ingenuamente palla in fase di costruzione della manovra. La palla arriva sui piedi di Padovani, che calcia di controbalzo. Arrus, colpevolmente sorpreso nella circostanza, deve capitolare. Per il bomber dell'Avezzano si tratta della terza marcatura consecutiva. Al rientro in campo, il Muravera prova subito a reagire. Al nono, Satta fa tutto bene sulla sinistra e mette al centro per Legname, che però calcia troppo debolmente, facendosi respingere la conclusione da Lewandowski. Ancora gialloblu in avanti poco più tardi. Sogus va in percussione per vie centrali. Nurki raccoglie al limite dell'area, ma calcia troppo centralmente. Lewandowski para. Qualche minuto dopo, l'Avezzano ha la palla giusta per il vantaggio. Padovani fugge velocissimo sulla corsia di sinistra e serve Serrago, che però si divora il gol a tu per tu con Arrus spedendo alto. Al 24esimo, buona occasione in contropiede per il Muravera. Nurki allarga bene per la corrente del Sena, che però non si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. Con orgoglio i sarrabesi ci provano in altre due occasioni, sempre con Nurki, ma in entrambi i casi le iniziative del numero 9 gialloblu non trovano una felice conclusione. A tre minuti dal termine l'Avezzano sigla il gol da tre punti. Fallo ingenuo di Madeddu, Marolda calcia bene verso il centro dell'area e il giovanissimo Tariuk è il più lesto di tutti davanti. Prima della fine c'è tempo per un'altra occasione del Muravera, ma Lewandowski ancora una volta fa buona guardia. Al triplice fischio esulta l'Avezzano, che guarda con rinnovate ambizioni verso la zona playoff. Importante il successo dell'Avezzano in Sardegna, siamo al girone F, Vastese altro tonfo, Colavitto in bilico, nuova sconfitta a Recanati, oggi la decisione del patron Bolami in basso, vedete le dichiarazioni proprio del tecnico aragonese che dice puniti al primo errore. Poi il San Nicolò cade, prende 4 gol, sconfitti i ragazzi di Epifani 4 in casa della Vispesaro per 4-2, vedete questo il titolo con il tabellino della partita. E poi Pineto, sesto risultato utile di fila, 0-0 in casa con la Jesina. Possiamo andare a vedere anche dal Messaggero, dalle pagine del quotidiano Il Messaggero, i titoli e gli articoli che riguardano proprio le partite di Serie D, ovviamente grande spazio per quanto riguarda proprio le partite delle nostre formazioni del campionato nazionale dilettanti. Ecco qui, pagina 38, Vastese altro stop, playoff più lontani. E poi nell'altra pagina, in alto, Padovani e Tariuk, rimonta vincente dell'Avezzano, l'Aquila un punto, non basta. Ma restiamo alla Vastese, vedete si parla di playoff più lontani, potrebbe esserci qualche novità in giornata, perché ci sarà una riunione dei dirigenti per parlare del futuro di Colavitto. Noi possiamo comunque andare a vedere il servizio sulla sconfitta dei biancorossi sul campo del Recanati. E sin dalle prime battute si intuisce quale sarà il canovaccio della contesa. Ospiti a macinare gioco, Recanatese Guardinga è pronta a ripartire. Al nono c'è un lancio millimetrico di Fiore che innesca Prisco sul filo del fuorigioco. Sul bomber biancorosso chiude la perfezione Falco in calcio d'angolo. La Vastese colleziona corner a ripetizione, tuttavia un predominio territoriale sterile. Ci pensa bene Patrizia a regalare un brivido, sbagliando un disimpegno. Ma su Felici si avventa ancora Falco a spazzare in fallo laterale. Così l'unica vera occasione della prima frazione per i locali. Tutto nasce al 42esimo da un colpo di testa ciccato da un difensore ospite. Gabrielli rimette per Sartori, che non se la sente di tentare la conclusione e viene murato a due passi dalla porta dal neoentrato Manisi. Ripresa, stesso copione ma minore intensità ospite, e da allora la Recanatese punisce in ripartenza. Quarto d'ora, perfetto lancio col contagiri di Loiodice, che smarca Villanova, il quale è bravo a non avere fretta, attendere Sartori che da due passi batte imparabilmente il portiere russo. Al 23esimo ancora Villanova guadagna una punizione, Degano mira il palo lontano ma il portiere compie un'autentica prodezza deviando in calcio d'angolo. Batte lo stesso Degano e Falco viene trattenuto a mezzo metro dalla porta da Allocca. Il rigore non è solare ma c'è tutto e l'arbitro De Tommaso di Rieti lo fischia. Lo stesso Degano dagli 11 metri non ha pietà e raddoppia.
A questo punto capitava spesso di vedere un collettivo in preda alla paura di vincere, invece la gestione degli ultimi 25 minuti è stata, da parte della Recanatese, magistrale. Pressing costante sul portatore di palla, retroguardia incisiva negli anticipi e nonostante la buona volontà, soprattutto di Fiore e Felici, gli ultimi ad arrendersi, la Vastese combina ben poco, se non un'inzuccata di Prisco fuori di un niente. Se nel calcio il valore primario è la concretezza, la vittoria è strameritata, ma più di tutti è piaciuto l'atteggiamento, aggressivo, grintoso, ma anche razionale, di chi vuole tirarsi fuori il più presto possibile dai guai. La Recanatese ha i mezzi per farlo. E noi andiamo a vedere l'ultimo servizio per questa edizione di Mattino 6, lo 0-0 tra Pineto e Jesina, servizio curato dalla nostra Roberta Di Sante. Non va oltre il pari il Pineto contro una quadrata jesina ben messa in campo da mister Bugari, 1-0-0 che non rende omaggio alle occasioni avute da entrambe le squadre, ma un pareggio che tutto sommato ci può stare per quanto visto nell'arco dei 90 minuti. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-4-2. L'ex Amaolo deve rinunciare a Di Rosa che ha riportato domenica scorsa dopo uno scontro di gioco la frattura del setto nasale. Al suo posto sulla sinistra gioca Assogna, mentre a destra fa il suo esordio in biancazzurro l'ex Nocerina Fiumara. Bugari invece deve rinunciare allo squalificato Compagnucci, al suo posto sulla destra spazio a Calcina. Il primo acuto del match al nono è per gli ospiti. Trudo sulla sinistra scarica all'indietro per Cardinali che fa partire la gran botta dal limite chiamando all'intervento Mazzocchetti, bravo ad alzare oltre la traversa. Il Pineto risponde al dodicesimo, azione insistita della squadra di Amaolo, la sfera arriva ad Emili, la girata e la parata di Bolletti. Occasionissima per i biancazzurri subito dopo la mezz'ora quando Esposito all'altezza del secondo palo raccoglie un cross alla sinistra ma spara addosso a Calcina, provvidenziale nel chiudergli lo specchio. Nel finale di primo tempo la Jesina torna a farsi vedere in avanti con questo tiro cross di Cameruccio che centra la parte superiore della traversa per poi spegnersi sul fondo. In avvio di ripresa al decimo gli ospiti vanno in gol con un colpo di testa di Calcina ma il direttore di gara Giorgio Vergaro di Bari aveva già fermato il gioco. Al tredicesimo altra occasione d'oro per i padroni di casa con Logoluso che all'altezza del primo palo raccoglie un cross alla destra ma schiaccia sull'esterno della rete. La partita giocata sul filo dell'equilibrio non accenna a sbloccarsi, così Amaolo prova a cambiare qualcosa richiamando a sé Cacciatore e Palumbo e inserendo Proietti e Ganci. E proprio dai piedi di Proietti al 27esimo parte la punizione che porta Mariani a calciare un insidioso rasoterra che costringe Bolletta al grande intervento coi piedi. Anche oggi i due portieri risulteranno essere tra i migliori in campo. Nel finale torna a farsi sotto la squadra di Bugari, al 40esimo Cameruccio costringe Mazzocchetti alla respinta coi pugni, anche se si era alzata la bandierina del secondo assistente Scoppio. L'ultima occasione del match è per Sassaroli che riceve palla a centro area ma ciabatta spedendo fuori. Il Pineto colleziona così il quarto 0-0 in 6 partite, che però equivale anche al sesto risultato utile consecutivo per la formazione di Amaolo, ottenuto contro una buona Jesina, e sono 6 anche le gare consecutive nel corso delle quali i biancazzurri non prendono gol e salgono a 557 i minuti di imbattibilità del giovane Mazzocchetti. Ma Amaolo predica concentrazione perché mercoledì si torna già in campo ad Agnone. Siamo quasi in chiusura, abbiamo il tempo per vedere i risultati del campionato regionale di eccellenza sempre più avvincente. Ieri alcuni risultati sicuramente inattesi: Alba Adriatica a Questapone 2-1, Amiternina Morrodoro 1-2, Capistrello Martinsicuro 1-0, cade la capolista in terra marsicana, Cupello Francavilla 2-1, perde anche la squadra giallorossa con Gelsi all'esordio in panchina, Miglianico San Salvo 1-1, Montorio Riverchieti 1-2, Nero Stellati Pratola, San Buceto 1-1, Penne Virtus Teramo 1-0, Angolana Renato Curi Paterno 1-2, in testa un terzetto a 45 punti, Martinsicuro, Paterno e Francavilla, Pratola 44, Angolana 42. Nel campionato regionale di promozione prosegue la marcia nei due gironi del Real Giulianova che ha battuto per 3-0 il Luco e della Torre Alex Chieti che ha superato il Passo Cordone davanti al piccolo Samuel scampato alla tragedia di Rigopiano. Lasciando il calcio e passando al basket,
giornata negativa, quella di ieri in Serie A2 per le nostre due compagini. Roseto parte bene, poi cede il passo a Udine, 79-67. Il successo e la vittoria dei friulani. Non produce effetti positivi la cura Bartocci per il Chieti, con la Proger sconfitta per 79-70 sul parquet del Mantova. E siamo al campionato di Serie B. Perde l'Amatori a Senigallia di Misura 79-77, vince il Campli nettamente con Matera 87-67, Ortona cade a Bisceglie 76-65, Giulianova supera il Monteroni per 71-59 e poi vince anche il Teramo nel girone D, che batte la Luis Roma per 70-57. Chiudiamo con il volley, perché la SIE Cortona si prepara alle 10 battaglie per restare in serie A2. La prima gara da affrontare sarà quella con i lombardi del Cantù. Parla il tecnico Lanci, che dice: non ci saranno sfide facili, ma saremo noi a decidere il nostro destino. E siamo così giunti al termine del primo appuntamento settimanale con la nostra consueta rassegna stampa. Mattino 6, che tornerà ovviamente puntuale domani alle ore 7. Io ringrazio Gianni D'Areo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento quotidiano con l'informazione di TV6 alle 14, la prima edizione del nostro telegiornale. A proposito di sport, non perdete questa sera in diretta dai nostri studi l'appuntamento con Replay di Enrico Rocchi per parlare del difficilissimo momento del Pescara dopo la sconfitta di ieri con la Lazio. È davvero tutto, grazie e buon proseguimento di giornata.